Oggi vediamo il controllo adattativo. Appena scritto il modello matematico nella forma massa per accelerazione, termini colori e centripeti, attrito viscoso, ci limitiamo all'attrito viscoso, gravità uguale U, il nostro ingresso. Abbiamo studiato la proprietà di linearità nei parametri e sappiamo che noi siamo in grado di scrivere tutto questo modello in una forma regressore per vettore dei parametri. Ora, questa espressione non è in nessuna maniera una approssimazione, noi non stiamo perdendo nulla, stiamo solo riscrivendo i nostri termini. E abbiamo in una matrice tutti quanti i termini che sono funzione di posizione, velocità e accelerazione. Compare nel regressore, compaiono anche i parametri di Dennett-Hartenberg, quindi le lunghezze A con I, D con I e gli angoli alfa con I. Facciamo l'ipotesi che abbiamo solo giunti in rotoidale, significa che tutti quanti i teta di Dennett-Hartenberg alla fine sono Q, ok? Giusto per cercare di visualizzare un po'. Chi è pi greco? Beh, pi greco è un vettore che contiene le masse, i momenti primi e i tensori di inerzia. Non siamo entrati nel dettaglio, ma questi possono anche comparire sommati fra di loro, la somma delle masse, ma non è importante. Diciamo che noi sappiamo che pi greco è un vettore in cui compaiono quelli che si chiamano i parametri dinamici del nostro manipolatore. Se vogliamo un attimo visualizzare meglio questa cosa, visualizzare meglio questa cosa, riprendo il piccolo esempio che abbiamo già fatto. Manipolatore a un grado di libertà sul piano verticale, per cui è sottoposto alla gravità, la sua dinamica è semplicemente data da massa per accelerazione, però questa è un'inerzia, questa è un'accelerazione angolare, quindi inerzia per accelerazione angolare più l'attrito viscoso, quindi un certo coefficiente per la velocità, più la gravità. La gravità è ml coseno di teta, m è la massa del link, l è la lunghezza che va da, in questo caso, l'origine degli assi fino al baricentro, ok? Per il coseno di teta, beh, qui è il coseno perché per come ho messo lo zero, ma non è questo l'aspetto importante. Allora, come posso riscriverlo in forma regressore vettore dei parametri? A questo punto passo da teta a Q perché così, per avere la stessa simbologia, ma concettualmente non sta cambiando nulla. Allora, io ho un regressore che è 1 per 3, perché io qua vedo tre parametri dinamici. Questo e questo. Teta 2 punto, teta punto, coseno di teta, e qui ho I, F, ml, uguale
vettore qua, in questo caso specifico, è 1 per 3. Nel caso generale è n per p, dove n è il numero dei giunti, quindi n è il numero proprio delle curve. P è il numero dei parametri dinamici, cambia dei robot in robot, lo possiamo, diciamo, individuare facilmente, però per ora lasciamo qui, non ci interessa. È chiaro che qui è 3. Allora, che cosa significa? Che cosa ho fatto? Ho solo riscritto in una forma regressore, quindi questo è y, questo qui è y, una forma regressore, parametri dinamici, il mio modello matematico. Questa operazione apparentemente inutile, in realtà la utilizzeremo adesso per progettare un controllore che si adatta, nel senso che stima in tempo reale anche il valore dei parametri dinamici. Usando un linguaggio di computer science, potremmo dire che il nostro controllore sta facendo un learning dei parametri dinamici. Usando una terminologia più di controlli, scopriremo che stiamo utilizzando un'azione integrale intelligente, o smart o avanzata, mettete l'aggettivo che vi pare a voi, è un'azione integrale specifica, model based. Cerchiamo di capire perché, come facciamo a progettare questo controllore e perché poi facciamo queste considerazioni. Un attimo di, diciamo, riflessione su quanto e come conosco questi parametri. L'inerzia la conosco, sì e no. Non è detto che il costruttore abbia fatto un modello CAD accurato del suo braccio. Se il costruttore ha assemblato dei pezzi, probabilmente ha fatto modello CAD, per esempio, dell'involucro che contiene il motore. È quello che hanno fatto, diciamo, i produttori del nostro robot. Cioè, la scatoletta che contiene tutta quanta l'elettronica, la trasmissione, l'encoder, il sensore di coppia, il motore, è una scatoletta che probabilmente hanno commissionato, perché sono tutte uguali, e loro hanno sviluppato tutto quanto lo chassis intorno, tutto quanto il link. Su quello vi danno il CAD, il resto no. Per cui questo spesso, diciamo, non è noto con chissà che precisione. L'attrito viscoso non ve lo dà nessuno, l'attrito viscoso non è oggetto, diciamo, di studio in fase di progettazione meccanica, perlomeno, diciamo, cercate di fare in modo che sia il più basso possibile, mettete cuscinetti, quello che volete voi, però non c'è un'operazione di identificazione, non fa parte dei dati di targa di un robot. Per cui questo numero va in qualche modo identificato. E la massa per questa L, che in questo caso la posizione dall'origine degli assi fino al baricentro, è un discorso simile a quello dell'inerzia, perché la massa è abbastanza facile da stimare, basta che peso il link, lo metto su una bilancia e quella è una misura, diciamo, che dipende dalla qualità della bilancia, ma questo è abbastanza facile. Però dove è messo il baricentro? Dovrei fidarmi del CAD che ho usato per I, per cui c'è una certa incertezza. E vi ripeto, non è detto che ve lo diano. Questa incertezza è chiaro che è lo stesso discorso che abbiamo fatto quando abbiamo introdotto la legge di controllo a compensazione della dinamica. Non è mai perfetta la compensazione, ok? E se io parto con i valori CAD, all'inizio io parto con lo stesso tipo di incertezza. La compensazione fatta usando questo modello oppure questo, all'inizio è la stessa, perché sono uguali. Questo è solo un modo per riscrivere. Da qui a qui non c'è nessuna differenza dal punto di vista. Non stiamo perdendo nulla, stiamo solo riscrivendo il nostro modello. Ok, partiamo da questo e vediamo come progettare un controllore. Allora, la prima cosa che facciamo è dividere il nostro ragionamento in due fasi.
In una prima fase noi assumiamo che la conoscenza del modello sia perfetta e facciamo un'analisi di stabilità, progetto in controllore un'analisi di stabilità. Dopodiché diciamo, vabbè, ma non è perfetta, vediamo come possiamo modificare il nostro controllo. Allora, in una prima fase noi andiamo a applicare un controllo. Guardate che forma ha questo controllore. Allora, io riscrivo praticamente il modello in cui B di Q, Q è la Q corrente, che non moltiplico per l'accelerazione, moltiplico per un segnale che chiamo Q due punti con R, riferimento, e vediamo ora come lo definisco. C, Q, Q punto per Q punto con R. Guardate, C contiene il quadrato delle velocità, però in qualche modo quando scrivo il codice io mi devo tenere separati i due termini, perché in un caso qua uso la velocità corrente e nell'altro questo riferimento Q punto con R. F e Q punto con R è la stessa cosa. G di Q invece è quella corrente, G la sto semplificando algebricamente, più K di sigma. Ma chi è questo sigma? Vediamo un attimo chi sono. Allora, per quanto riguarda Q punto con R, Q punto con R è dato da, guardate, c'è un'azione di velocità desiderata più una componente di retroazione moltiplicata per una matrice di guadagno, quindi definita positiva, che qua stiamo definendo come lambda. Bene, quindi Q punto con R è Q punto desiderato più lambda Q tilde. Ovviamente la sua derivata, cioè Q due punti con R, è semplicemente Q due punti desiderato più lambda Q tilde punto, perché lambda è una matrice costante. Invece questo strano sigma è la combinazione lineare dei due errori di velocità e di posizione. Quindi sigma è Q tilde punto più lambda Q tilde. Ok? Ok, allora io che cosa faccio? Utilizzo questo controllore, quello è il mio modello matematico, porto tutto quanto dallo stesso lato, porto il modello a destra, la G di Q io la semplifico, perché la G di Q è semplificazione algebrica. Poi guardate, io ho F e Q punto con R meno F e Q punto, va bene? Ma F e Q punto con R meno F e Q punto, metto in evidenza F a sinistra, significa Q punto con R meno Q punto, e significa che qua avete Q punto desiderato più lambda Q tilde meno Q punto, ossia Q tilde punto. Quindi questo è il motivo per cui qui, mettendo insieme, mettendo questo controllore, alla fine ho F sigma. Lo stesso ragionamento lo posso fare per la matrice C e B, e alla fine io ottengo questo strano sistema di equazioni. Quindi è scomparsa la gravità. Ok? Questo è quello che ottengo. Che cosa devo fare? Beh, devo usare questo per cercare di capire se il mio errore sta andando a zero. Come lo faccio? Con lo strumento, l'unico, diciamo, strumento di analisi della stabilità non lineare che abbiamo visto in questo corso, e cioè con una bella funzione di Lyapunov. Guardate, facciamo un attimo attenzione a la funzione di Lyapunov come è stata costruita.
la funzione di Lyapunov è, come sempre nei nostri casi, una funzione quadratica scritta come la somma di due funzioni quadratiche, una in Q tilde e l'altra in sigma. Ora, la prima cosa che mi chiedo è: ma lo stato, io voglio portare a zero lo stato, quindi errore è un sistema meccanico del secondo ordine, quindi ricordo, so che lo stato è composto da una componente di posizione e una di velocità. Se voglio portarlo a zero, chiaramente sto parlando di errori, quindi Q tilde e Q tilde punto. Perché io qui non ho Q tilde e Q tilde punto? Io ho Q tilde e sigma. Chi è sigma? Beh, sigma è la combinazione lineare, la riscrivo, l'abbiamo appena visto, è una combinazione lineare dell'errore di posizione e dell'errore di velocità con un lambda definito positivo. L'unico motivo per cui io uso sigma qui invece di Q tilde punto è che mi verranno i conti più semplici. Io potrei, la mia funzione, l'avrei potuto o dovuta scrivere rispetto a Q tilde punto per andare in continuità con quello che ho fatto fino adesso. Però è noto dalla letteratura, da chi ha lavorato a questi algoritmi di controllo, che si può semplificare l'analisi e il progetto del controllore se invece di Q tilde punto noi consideriamo sigma. Se mandiamo a zero sigma, guardate, perché questa è un'equazione differenziale ordinaria con lambda definito positivo, significa che Q tilde punto è anche andato a zero. Mandiamo a zero sigma e Q tilde. Quindi va bene, è coerente quello che stiamo facendo, non è che stiamo facendo qualcosa di strano. Il vantaggio è un po' meno evidente perché chiaramente ora Lyapunov, devo fare la derivata temporale della funzione candidata di Lyapunov. La derivata temporale, qui io ho un quadrato, però la matrice di peso è configurazione dipendente, quindi devo applicare la derivata del prodotto di due funzioni. Invece qui la m è costante, per cui non ho problemi da questo punto di vista. Ok? Allora, cosa significa? Che quando vado a fare la derivata ottengo una cosa che è molto simile a quella che già c'è successo, cioè andando a derivare poi b per sigma punto, io faccio entrare in gioco questa equazione. Quindi b punto è uguale, prima ho qua, devo fare il prodotto, quindi è sigma tilde trasposto b, vabbè, fatemi levare cosa, poi ho più un mezzo sigma trasposto di punto sigma più Q tilde trasposto m Q tilde punto. Ok? Al posto di B sigma punto ci metto questo, per cui B sigma punto è uguale meno C sigma meno F sigma meno K di sigma. Ok? B punto meno 2C è ancora uguale a 0, per cui fatemi saltare questo passaggio. Quindi la C e B punto scompaiono, rimangono tutti gli altri, cioè tutti gli altri, rimangono gli altri due termini. La G non c'è perché abbiamo già visto, l'abbiamo semplificata a C più più. Quindi questo significa che io ho meno sigma trasposto F più KD sigma, che sono questi due termini qua, più, e poi mi rimane Q tilde trasposto M Q tilde punto. Ok? Adesso questo sigma lo posso riportare in Q tilde punto più lambda Q tilde,
e quello che ottengo è che, diciamo, posso scrivere questa cosa. Allora, dove sta? La F me la tengo in sigma. Questo qua lo sostituisco. Quindi a questo punto voi avete il termine Q tilde punto trasposto, KD Q tilde punto, poi avete il termine Q tilde trasposto lambda trasposto KD lambda Q tilde, poi avete il doppio prodotto che vi si deve semplificare con questo qua, va bene? Con la scelta opportuna di M, va bene? Quindi alla fine avete una bellissima funzione che è definita negativa. Guardate, la V punto di questo, in questo caso, è quindi V punto qua, alla fine vi viene V punto che è minore di 0, non è minore o uguale a 0. Ok? Ora, abbiamo fatto un'ipotesi di conoscenza perfetta del modello. Il risultato è un risultato che non è sorprendente, è tutto quanto talmente pulito e talmente bello, e noi riusciamo ad avere un sistema che è globalmente asintoticamente stabile. Allora ricordiamoci, asintoticamente stabile perché questo è minore di 0, se fosse stato minore o uguale a 0 sarebbe stato stabile ma non asintoticamente. Quindi vuol dire che per t che va all'infinito lo stato va a 0, e questo ci piace. Il globalmente è un'altra proprietà che dipende dal fatto che la mia funzione lì è radially unbounded. Non ci preoccupiamo troppo di questo aspetto, significa che questo vale per qualsiasi valore dell'errore, dello stato, quindi qualsiasi valore dell'errore. La cosa importante è che è asintoticamente stabile. Ok, l'ipotesi che abbiamo fatto è troppo forte. Abbiamo fatto l'ipotesi di conoscere perfettamente il modello, e quindi pi greco è esattamente uguale alla realtà, ma abbiamo capito che questo non è possibile. Allora cerchiamo di capire meglio. Cosa cambia se io ci metto una conoscenza imperfetta del modello? Certezza sia solo nei parametri dinamici. Quanto è forte questa ipotesi? Beh, non è così forte, perché all'interno del regressore io ho solamente, abbiamo detto, i parametri, le lunghezze A con I e D con I. Le lunghezze sono note con un ordine di grandezza superiore rispetto ai parametri dinamici, perché se voi ci pensate sono quelle che poi vanno a, diciamo, influenzare la conoscenza della cinematica diretta. Se voi aveste una conoscenza grossolana della lunghezza del braccio, avete problemi che sono, diciamo,
più grandi che non fare il controllo adattativo, vuol dire che avete sbagliato qualcosa dall'inizio. Allora riprendete il CAD e misurate bene la lunghezza del braccio. Quella la conoscete con un'accuratezza molto spinta, sicuramente ordine di grandezza superiore rispetto a quanto conoscete il tensore inerzia, va bene? Se voi pensate che il vostro robot ha una precisione che è sotto il millimetro all'organo terminale, fatevi i calcoli e vi rendete conto di quanto conoscete bene i bracci. Quindi lì va bene, conosciamo tutto. Poi Q punto e Q due punti sono diciamo oggetto di misura. La posizione Q la conosciamo abbastanza bene, abbiamo degli encoder che diciamo ci possono dare delle risoluzioni molto spinte. Q punto abbiamo detto che tipicamente facciamo una derivata numerica, ok, e l'errore è a media nulla e c'è un certo rumore. Q due punti già mi preoccupa un po'. Se il mio controllore avesse bisogno di Q due punti, io diciamo sarei preoccupato. E infatti io qua ho sbagliato a scrivere, questo non è il controllore, ok? Ho sbagliato a scrivere perché sono andato, ho messo la Y, guardate il lucido e vedete la differenza che c'è. Io qua non metto Q due punti, metto Q punto con N, va bene? Q punto virgola, Q punto con R e Q due punti con R per pi greco cappello, va bene? Quindi ho fatto un errore mentre scrivevo la legge di controllo. Me ne sono accorto commentandolo, perché l'accelerazione è una grandezza che cerchiamo di non retroazionare, perché non riusciamo a misurare in maniera sufficientemente pulita. Okay? Quindi se io non ho bisogno dell'accelerazione, ho bisogno solamente di posizione e velocità, io ho un sistema che dal punto di vista ingegneristico è diciamo, implementabile. Questo è un controllore abbastanza efficace, abbastanza diffuso, questo che adesso vedremo. C'è un altro aspetto che vorrei mettere in evidenza, che ho scritto Q punto virgola Q punto con R, mentre fino adesso ne abbiamo scritto Q punto. Vediamo che cosa vuol dire questo. Dal punto di vista matematico, se io ho una funzione in cui compare Q punto al quadrato, questa funzione è funzione di Q punto. Quindi fino adesso noi abbiamo detto il nostro modello è funzione Q, Q punto e Q due punti. Ok? Però nel nostro controllore noi prendiamo un F punto moltiplicato per Q punto con R, quindi è funzione di Q punto e Q punto con R. Cosa cambia? Niente, la mia funzione in input deve prenderle separatamente perché sono due numeri diversi. Quindi semplicemente dal punto di vista informatico io devo consentire all'utente di darmi in ingresso due volte la velocità, perché la devo usare in maniera diversa. Ok, allora se io implemento questo controllore a questo punto, che cosa succede? Succede che non ho più tutta questa equazione a sinistra in sigma, prima era uguale a 0, adesso non è più uguale a 0, adesso è uguale a questo termine. Perché è uguale a questo termine? Ve lo faccio solamente per uno dei termini, così lo capiamo. Una matrice BT come la vera meno la stima, e allora la stima è uguale
esattamente come l'ho usata prima, ed è quella che quindi mi dà b sigma punto a sinistra, e mi rimane un meno b tilde q due punti con r, ok? Quindi questo qua la uso così come l'ho usata nel passaggio precedente in cui ho fatto l'ipotesi di conoscenza perfetta del modello, e questa invece mi rimane sullo stomaco e me la ritrovo lì a destra. Bene. La stessa cosa vale per C, per F e per la gravità. Mettendo tutto quanto insieme, che cosa esce fuori? Esce fuori che al ciclo chiuso, mentre prima avevamo b sigma punto più ta 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 uguale a 0, adesso abbiamo che cosa? Beh, proprio l'errore, l'incertezza. La cosa notevole qual è? La cosa notevole è che questo errore qui viene in qualche modo tutto quanto attribuito a un pi greco tilde, per cui alla differenza tra il vettore vero che non conosco e quello stimato. Ok, che è quello che ho io, però è tutto qui, va bene? Allora, allora adesso proviamo a utilizzare Lyapunov, così come abbiamo fatto, diciamo, in precedenza, come strumento di progetto di un controllore. Vediamo se io, avendo riscritto queste equazioni in maniera esplicita rispetto al pi greco tilde, vediamo se io riesco a sfruttare questa cosa per cambiare il mio controllore. Come faccio? Beh, prima di tutto aggiungiamo un altro termine alla mia funzione di Lyapunov. Guardate, cosa è cambiato nella funzione di Lyapunov come dipendenza? C'è un pi greco tilde, quindi io che cosa sto facendo? Adesso io ho l'ambizione di dire che non solo io considero come stato pi greco tilde, q tilde e sigma, ma io considero come stato anche pi greco tilde. Cioè io adesso sto facendo, dal punto di vista matematico, sto dicendo: guarda, i parametri dinamici sono costanti, la mia stima no, io considero la mia stima come una parte del sistema dinamico, ancora non so come variarla, ancora non so come tentare di aggiornare la mia stima per arrivare ai valori veri, se dovessi riuscirci, però per ora mettimelo nello stato, vediamo che cosa succede. Allora, in teoria dei sistemi, vi ricordate il concetto di stato esteso? Tentammo con un filtro di Kalman esteso di stimare una grandezza che era costante, ma non nota bene. Concettualmente stiamo facendo qualcosa di simile. Abbiamo aumentato lo stato, ci abbiamo messo un pi greco tilde. Ora diciamo, vediamo che succede. Ora, i primi due termini quadratici rimangono ancora simili, se non uguale al caso precedente, simili, non sono proprio identici, ma concettualmente lo sono. E poi aggiungo un termine quadratico dell'errore di stima. Kpi greco è una matrice dei guadagni che scelgo io, vedremo come, insomma, non è semplicissimo, diciamo che è definita positiva, punto e basta, ok? Questa è una funzione candidata di Lyapunov, è una funzione positiva, non c'è problema, tutto a posto. Ok, andiamo a fare la derivata. Quando andiamo a fare la derivata, io
devo far entrare in gioco che cosa? Beh, qui al solito io ho sigma trascosto B sigma punto. Ok? B sigma punto significa che devo metterci questo. Quindi B sigma punto, oltre a tutti questi termini qua, uguale mi fa entrare in gioco il regressore per l'errore di stima dei parametri. Ok? Allora, saltiamo, diciamo, i passaggi intermedi e andiamo direttamente all'V punto così come è scritta negli appunti, nelle slide. E quindi abbiamo V punto che è uguale, dopo un po' di passaggi, è uguale a meno sigma trascosto F sigma meno utilizzo punto trascosto KD punto. Allora, ragioniamo un attimo su questa funzione, vediamo i termini. Questi sono i termini che escono fuori facendo i passaggi, sono derivate e matrici, quindi adesso ce li risparmiamo un attimo. Cerchiamo di capire adesso come faccio a progettare la dinamica della stima. Io ho usato questo controllore qua, va bene? Nei passaggi ho già usato questa informazione. Cosa esce fuori? Esce fuori un termine meno sigma trascosto F sigma. Non c'è problema, perché questo è un termine come... sono quelli che ci fa piacere che escano nella derivata della funzione di Laplace. Cioè, questo qua è un termine negativo in sigma, va bene? Perché è il quadrato di un numero con meno davanti. Quindi per ogni sigma diverso da zero questo è sempre negativo. Perfetto. Poi abbiamo un altro termine in cui tilde punto KD è definito positivo perché è un parametro di progetto, tutto a posto. Anche questo è un termine quadratico in cui tilde punto, col meno davanti sono tranquillo. Anche questo è un termine che mi fa piacere perché lambda anche è definito positivo, KD è definito positivo, il prodotto di due matrici definite positive è definito positivo, quindi questo è un termine quadratico e il meno davanti. Tutto a posto. Ok, già ho un risultato maggiore rispetto a prima, perché prima io non riuscivo a rispetto a prima lo stesso, chiedo scusa. Ok, tutto a posto, adesso ho questo termine qua su cui devo ragionare. Che cosa ho qua? Pieghego tilde trascosto che moltiplica k pieghego pieghego tilde punto meno y trascosto sigma. Cosa vorrei fare? Ma non posso. Io devo scegliere pieghego tilde punto. Ok, perché questa è la mia dinamica. Che vuol dire devo scegliere il pieghego tilde punto? I parametri dinamici sono costanti per definizione, la massa non cambia, ok? Questo significa che pieghego tilde punto è uguale a pieghego punto meno pieghego cappello punto, cioè meno pieghego cappello punto. Il pieghego cappello punto è un mio grado di libertà, quindi faccio entrare in gioco adesso, quindi questo qua, ok. Allora, qua ho meno k pieghego pieghego cappello punto. Devo scegliere pieghego cappello punto. Cosa posso pensare di fare? Vediamo subito la cosa che mi viene in mente che non si può fare. E perché non si può fare? Se io scegliessi pieghego cappello punto uguale k pieghego a meno 1, in maniera tale che me lo levo da mezzo, ok? Poi
guardate, cioè, così capiamo un attimo anche la logica che c'è dietro questo. Allora, se io scegliessi P per pelo punto uguale, KP a meno 1, perché KP a meno 1? Perché così, diciamo, me lo levo da mezzo. Poi cancello Y trasposto sigma, cancello come con la G, qua c'è il meno, io ci metto il più, oppure dipende sì dal segno, come vediamo, KP a pelo potrebbe essere, no, potrebbe essere necessario il meno. Lo cancello e poi metto meno pi greco tilde. Cosa verrebbe fuori? Verrebbe fuori che io alla fine ho un termine quadratico di pi greco tilde. Perfetto. Qual è il problema? Pi greco tilde è il valore vero meno il valore stimato. Il valore vero non lo conosco. Ok? La tilde, quando io faccio la ritrazione e c'è l'errore, sto misurando il valore, per cui ho il desiderato meno quello misurato, li conosco tutti e due e posso comporre l'errore. Ma quando l'errore è il valore vero meno la stima, il valore vero non lo conosco, io questo termine qua non ce l'ho. Chi me lo dà questo? Ok? Allora, non posso avere come obiettivo nel controllo adattativo, io non posso avere come obiettivo quello di avere un termine quadratico in pi greco tilde in segno negativo. Però posso tentare di fare un'altra cosa, posso tentare di farlo scomparire questo. Come faccio? Cancellando pi greco cappello punto lo faccio uguale a questo. Ed è quello che c'è scritto lì. Va bene? Quindi io sto cancellando questo termine. Se cancello questo termine, significa che io qua non ho più niente. Ok, qua non ho più niente. Quindi la mia V punto è data tutta dalla somma di termini negativi. Che bello. Che bello fino a un certo punto. Guardate, la mia V è funzione di sigma Q tilde e pi greco tilde. La mia V punto è negativa in sigma e in Q tilde. Vabbè, Q tilde punto e sigma abbiamo capito la stessa cosa. Q tilde e Q tilde punto. Ma non c'è più pi greco tilde. Quindi questa non è minore di 0, ma è minore o uguale a 0. Ok? E allora che cosa significa? Allora significa che io so che va a 0 Q tilde e Q tilde punto. Ok, Q tilde e Q tilde punto vanno a 0. Se metto tutto quanto nell'equazione a ciclo chiuso, metto qua dentro, cosa ritorna, cosa esce fuori? Beh, esce fuori che y per pi greco tilde tende a 0. Ok, se non avessi studiato algebra lineare direi che bello, ma allora anche pi greco tilde tende a 0. No, ricordiamoci sempre ax uguale a 0 non significa che x uguale a 0, ok? Perché x può assumere tutti i valori diversi da 0 nel modulo di a, ok? Quindi questo non vuol dire che pi greco tilde va a 0. Pi greco tilde a regime va a un valore diverso da 0 nel nullo del regressore. Il regressore ha 7 righe e per il nostro robot in laboratorio ha 40 colonne, ok? 40 colonne significa che il vettore pi greco è un vettore di 40 elementi e ne avete solamente 7 in uscita, quindi è una mappatura con un bel nullo corposo, quindi non va a 0, ma il controllo va a 0. Allora, perché questo mi fa lo stesso piacere? Non è facilissimo, diciamo, il primo impatto, cercheremo magari anche un po' di interpretarlo e di capirlo, però guardate che questa azione di pi greco cappello punto, la riscrivo un attimo,
rilievo a pelo punto, quindi sostanzialmente integrando, y trasposto sigma in dettaglio. Chi è sigma? Sigma è l'errore, posizione più velocità, ma è l'errore. Quindi io che cosa sto facendo? Sto integrando l'errore. Il mio integrale non è un puro integrale, come abbiamo sempre visto, del tipo l'azione integrale e poi abbiamo una tau con i uguale l'integrale di q tilde, ok? No, tau senza tau uguale integrale di q tilde. Qua io sto dicendo, guarda, io sto facendo un integrale in cui utilizzo la mia conoscenza del modello, che è del regressore, per in qualche modo filtrare le componenti da integrare. Questo non è chiarissimo, diciamo, al primo impatto. È un concetto un po' delicato, ma il controllo adattativo sfrutta la conoscenza del modello per arrivare a una forma di azione integrale. Nessuno mi garantisce che io arrivo alla stima dei valori veri, e questo è esattamente quello che c'è scritto qui. Attenzione, non va a zero pi greco tilde. La soluzione di ax uguale a 0 non è x uguale a 0, ok? Non va a 0, va a 0, q tilde punto vanno a 0. So che raggiungo un regime, cioè il mio manipolatore si ferma, ma poi non posso garantire nulla sul valore del parametro. Ok. Beh, lo schema blocchi è complicato, ma in realtà qui, diciamo, lo pseudocodice è più semplice dello schema blocchi. Ve lo guardate con calma, ma non è particolarmente, diciamo, concettualmente non è particolarmente eccitante, è apparentemente complicato. Questo è lo pseudocodice. Allora, io che cosa devo fare? Io ho calcolato l'errore di posizione. Calcolo questo Q punto con R. Q punto con R è dato da Q punto desiderato più lambda Q tilde, ok? Q due punti con R è Q due punti desiderato più lambda Q tilde punto. Non c'è bisogno dell'accelerazione, non sto retroazionando l'accelerazione, perché questa è l'accelerazione desiderata, me la dà il mio bravo utente, operatore, il software è preprogrammata, non è retroazionata, questo è importante. Dopodiché chiamo la funzione regressore, chi me la dà? Ci deve essere una libreria, diciamo, associata al manipolatore, nel laboratorio in cui mi trovo qualcuno ha fatto già questo lavoro, ha una funzione che si chiama regressore, noi l'abbiamo fatta, è la funzione che ha in uscita le coppie, date in ingresso Q. Q punto, diciamo, in due Q punto e Q punto con R e Q due punti. In realtà qua c'è un errore, per cui se manca la R, va bene? Ora lo correggo. Correggete voi adesso, manca la R. Calcolo la S, che è semplicemente dato da dq tilde più lambda q tilde. Calcolo il mio controllo, quindi a questo punto il mio controllore è dato da regressore per stima P cappello più K per S, ok? Dopodiché io calcolo l'aggiornamento P cappello punto, che è uguale a, non vi fate, diciamo, influenzare da questa inversa, questa è una matrice di guadagni, è l'inversa per finta, in realtà io già definisco l'inversa nel codice, qui lasciate, più y trasposto s, y io già l'ho calcolato, è sempre lo stesso, per cui uso lo stesso che ho già calcolato, ed s pure, va bene? Quindi, diciamo, pseudocodice dell'implementazione del controllo adattativo è semplice. È chiaro che se voi partite da zero, dovete fare il modello matematico, il regressore, l'identificazione, ci passate una tesi di laurea per fare questa cosa. Ed è il tempo che ci vuole. Se l'avete già fatto la seconda volta magari ci mettete pochissimo, però diciamo, la prima volta ci vuole un po' di tempo, però fa parte di quel bagaglio di software che ha un laboratorio, di funzioni nella libreria, per cui chi arriva dopo per implementarla ci mette poco. La taratura dei guadagni, se la simulazione, la taratura dei guadagni sono sempre le cose
le cose più delicate. Ok? Come faccio l'integrale? Beh, l'integrale ovviamente lo faccio in tempo discreto, perché questo è un codice, per cui questa è una sintassi C-like, cioè più uguale significa P cappello uguale P cappello più passo di campionamento per P cappello punto, ok? Che è quello appena calcolato. Bene, è abbastanza semplice. Facciamo 5 minuti di pausa su questo, ok? Facciamo 5 minuti di pausa.